Infine vediamo come funzionano il condizionatore e la pompa di calore. Un condizionatore è in pratica un frigorifero che deve raffreddare l'intero appartamento. Perciò il motore viene posto all'esterno e scalda l'aria della città. Non è questo lo schema del condizionatore. Questo è lo schema della pompa di calore, lo vediamo dopo. Lo schema del condizionatore è lo stesso di un frigorifero. L'appartamento è questo qua, quindi quello freddo, diciamo. E l'ambiente esterno, l'aria della città, è quest'altra sorgente a temperatura maggiore. Il condizionatore quindi sottrae una quantità di calore dall'interno dell'appartamento e con l'aiuto di energia elettrica dall'esterno cede poi quel calore sottratto all'interno dell'appartamento, lo cede all'esterno, scaldando appunto l'aria della città. La pompa di calore invece vuole raggiungere l'obiettivo contrario. È infatti un frigorifero che funziona al contrario, perché vuole scaldare l'appartamento anziché raffreddarlo, prelevando il calore dall'ambiente esterno, che è più freddo dell'ambiente interno. Immaginiamo di essere d'inverno, fuori fa 10 gradi soli, dentro vogliamo avere una temperatura di 20 gradi. Allora la pompa di calore preleva una quantità di calore dall'esterno, dove è freddo, quindi dalla sorgente a 10 gradi, tentando di raffreddare l'atmosfera, e scarica all'interno dell'appartamento questo calore cercando di riscaldare l'interno. Quindi la pompa di calore trasferisce calore da un ambiente esterno freddo a un ambiente interno caldo. L'obiettivo naturalmente non è quello di raffreddare l'atmosfera, che è impossibile, perché l'atmosfera ha una capacità termica enorme e non si può modificare in pratica la sua temperatura. L'obiettivo è quello di scaldare un ambiente di dimensioni limitate come l'appartamento. Naturalmente per la conservazione dell'energia, primo principio della termodinamica, come calore ceduto all'interno dell'appartamento non c'è soltanto il calore prelevato dall'ambiente esterno freddo, ma anche l'energia elettrica che viene utilizzata per far funzionare la pompa di calore. Il rapporto tra il calore che viene immesso nell'appartamento Q2 e il lavoro, cioè l'energia elettrica che è necessaria per far funzionare la pompa di calore, si chiama coefficiente di guadagno della pompa di calore. Un buon valore può essere 5 o 6. Se per esempio vale 6, vuol dire che la pompa di calore è in grado di trasferire 60 joule di calore prelevati dall'ambiente esterno freddo trasferirli all'ambiente interno all'appartamento utilizzando 10 joule di energia elettrica. Naturalmente nell'appartamento finiscono 70 joule di calore, perché sono i 60 joule più i 10 necessari a far funzionare la pompa di calore. La definizione del coefficiente di guadagno è molto intuitiva, perché ci dà una misura, un rapporto tra l'obiettivo della macchina, quindi trasferire calore all'interno dell'appartamento, rispetto all'energia elettrica che è necessaria per far funzionare la macchina. Allo stesso modo era intuitivo anche il coefficiente di prestazione di un frigorifero, perché rappresentava l'obiettivo del frigorifero, cioè quanto calore sottrae all'ambiente freddo, l'ambiente interno al frigorifero, rispetto a quanta energia elettrica ha bisogno per funzionare.